Disabili e mezzi pubblici, sono molte le persone con handicap che li utilizzano, ma ci sono delle problematiche. Innanzitutto volevo dire che appunto l'autobus per un disabile è il mezzo più economico, sicuro e che dà una certa indipendenza per muoversi nella città. Però ci vorrebbero delle accortezze da parte dell'azienda e da parte degli enti locali. L'azienda deve mettere dei mezzi efficienti, efficaci e con le pedane funzionanti sempre, cosa che non succede. E gli enti locali, comune oppure provincia, devono, innanzitutto, potrebbero rialzare i marciapiedi, potrebbero darsi da fare a togliere le macchine in tutte le fermate, cioè piccole cose a costo quasi zero, e dare la possibilità a tutti questi, a tutti i pochi disabili che sono in città, di muoversi liberamente. Una zona con grossi limiti di accessibilità è per esempio Piazza Guido Monaco, un punto fulcro dove molte persone salgono. L'assessore Dringoli nei giorni scorsi ha parlato di miglioramenti, cosa ne pensate? Ma per me è scandaloso che ancora nel 2014 si possano vedere lavori fatti così a Piazza Guido Monaco, poi anche di recente fattezza, insomma 2 o 3 anni fa, neanche i romani riuscivano a fare una piazza in discesa. Cioè, e non avevano né energia elettrica e ne conoscevano il motore a scoppio, per cui ben venga che il Dringoli finalmente si è svegliato, così speriamo di fare una piazza rialzata, permettere anche ai disabili di poter salire e scendere nel centro di Arezzo, senza il problema e il pericolo di poter cadere, perché le pedane lì, anche se l'autobus ce l'ha, sta in perpendicolare, quindi ci vuole non solo uno che la apra la pedana, ma uno che tenga la carrozzina che non si ribalti, come è già successo più di una volta. Quindi non solo scalini, pedane che non si aprono, ma il problema sta anche nel fatto che spesso ci sono le auto parcheggiate dove in realtà dovrebbero salire le persone, per una carrozzina è ancora più complicato. Vedete qualcosa da questo punto di vista, per esempio le forze dell'ordine che contestano la sosta? Sporadicamente. Guido Monaco è terra di nessuno, qualche volta si vede anche in altre zone, sì, dico, è terra di nessuno, l'ospedale è terra di nessuno, con un parcheggio da 6 milioni di euro che è costato. Si può fare un elenco spudoratico, poi dove non ci sono le auto in sosta ci sono fermate fatiscenti, ridicoli, pericolosissime, Piero della Francesca, perché in una 3 corsie, una fermata senza una segnaletica, si può continuare per tutta la città, potrei stare qui ore per elencarli tutte. Ci vuole il buon senso e la volontà dell'amministrazione comunale a fare qualcosa, stento a vederla. Ecco, per concludere, voi come vi comportate quando arriva un disabile che non sa aprire la pedana, che non riesce a sedere, vi dovete fermare e comunque aiutarlo, presumo? Questo è la normalità per quasi la totalità degli autisti, perché le pedane ora, siccome quelle elettriche non funzionano e tentano a toglierle, perché danno problemi, ci vuole manutenzione, l'azienda spende, quindi dove spende l'azienda taglia. Adesso montano come gli ultimi autobus sono arrivati, quelle manuali, però ci sono altre problematiche. Se c'è l'accompagnatore, che è lui che la apre e lui che la richiude, altrimenti l'autista tira il freno di stazionamento, scende e apre la pedana, sporca dove ci salgono tutti, eccetera, eccetera, la richiude, permette al disabile di scendere e si riparte. Quindi vi dovete spostare con la gente dentro l'autobus, andare ad aprire e poi tornare al posto di guida. Esatto, e questa è una manovra fatta proprio per la sensibilità dell'autista, perché per codice della strada è più complicata, perché l'autista può lasciare il posto di guida solo se l'autobus non è in marcia, solo se non dà fastidio entrarci alla circolazione, se ha i cunei nelle ruote e se ha il freno di stazionamento. Tutte manovre che se io le eseguo correttamente riparto dopo 10 minuti. Questo è il concetto. Per cui, però, come si fa? Via, chiunque di noi aiuta queste persone che hanno meno fortuna di altri. Quindi.